Storia, cultura, tradizioni, musica e teatro nei giorni dello sbarco di Carlo Pisacane, secondo i versi del poeta marchigiano Luigi Mercantini, a 160 anni dalla stesura della celeberrima Spigolatrice di Sapri. L'appuntamento è per domenica 12 e lunedì 13 agosto. La prima serata sarà dedicata, a partire dalle 20 nel Borgo Marinella, cuore del centro storico di Sapri, al bivacco Pisacane. Il momento più atteso sarà però quello del corteo storico che, a partire dalle 18 di lunedì 13 agosto, attraverserà le principali vie cittadine. Oltre 100 i figuranti del posto, con Andrea Vagliano che impersonerà l'eroe risorgimentale, assieme alla spigolatrice, la giovanissima Rossella Bisogno. Assieme a loro ci saranno gli archibugieri del Santissimo Sacramento di Cavalry Tirreni, due gruppi di pistonieri, oltre a trampolieri, focolieri, popolani e borghesi in costume. Alle 22, nel grande spazio di località Brizzi, la rievocazione dello sbarco, ancora una volta con la regia di Gaetano Stella. Quest'anno ho voluto in qualche modo sottolineare gli aspetti, i vettori forti che hanno mosso questa pagina di storia incredibile, ma che muovono normalmente il cammino dell'uomo, della civiltà. È praticamente la passione, la voglia di libertà, l'amore, la necessità di superare il giogo dell'oppressore. Tutti questi momenti saranno sottolineati da suggestive immagini surreali. Un gruppo internazionale di trampole e fuoco simboleggerà questi aspetti, mentre un'attrice leggerà delle frasi di filosofi, pensatori moderni che su quell'argomento hanno scritto. Quindi, uno strano collegamento per cui mentre raccontiamo la storia, improvvisamente questa storia diventa di oggi o forse universale, perché la voglia di libertà del 1857 non è diversa dalla voglia di libertà di oggi, ma forse dalla voglia di libertà di sempre. E questa è un po' la suggestione. Quindi questo gruppo internazionale che spettacolarizza alcuni momenti della rappresentazione per poi ritornare subito alla storia. Quest'anno, 12 e 13 agosto, lo sbarco di Pisacane ritorna per il secondo anno consecutivo. Abbiamo come amministrazione, ci crediamo molto nello sbarco di Pisacane, tanto da cercare di ripeterlo ogni anno. Quest'anno le novità sono il 12 agosto, previsto il bivacco Pisacane, che mancava da circa 10 anni. Nel Borgo Marinella verrà rievocato il periodo storico in cui ci saranno i sapori e la musica di un tempo, ci saranno stesso gli abitanti del Borgo Marinella vestiti con i costumi d'epoca, che appunto allestiranno dei banchetti e quindi si potranno ripercorrere i sapori di un tempo. Il 13 agosto ci sarà il classico corteo storico per le vie della città. Quest'anno saranno interessate molte più strade rispetto all'anno scorso, un corteo storico più corposo. Abbiamo avuto una grandissima richiesta di partecipazione da parte dei cittadini saprese a questo corteo, questo dimostra anche quanto ci tengono alla propria storia e alle proprie radici. E poi ci saranno delle piccole novità dal punto di vista della rappresentazione scenica in località Pali. Ci sarà una compagnia teatrale, la Human Company di Recanati, che è prevista con dei fuochi, dei trampoli, doppio gruppo di pistonieri, per cui sarà tutto molto più scenico rispetto all'anno scorso.